Com'è questa macchina? Giù tutto. Wow! Guarda, non ha proprio no parole, no? E io mi fa, adesso che l'hai provata, com'è? Oh mio Dio! Vista? Te l'hai vista quella lera? Ah, che l'ho viste tutte, tipo. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Willy, The Willy Show, e oggi vi porterò assieme ai miei amici al centro Porsche di Modena, dove proveremo in anteprima il Porsche Taycan Turbo S. Ci vediamo dopo. Non è in anteprima. Allora sei carico? Sì. Vai, dietro. Ho già capito. Capito dove siamo. Adesso così. Mamma mia. È più comoda però. Sì, sì. Faccio qua. Si è ribassato completamente per darti più stabilità, quindi come senti è già un'altra auto con un tocco d'indice. Sì, sì, esatto. Proprio delle anime dentro di sé. Bravo. Ecco, Porsche riesce a trasmetterti, non è come certe macchine che te giri il manettino, ma la macchina in sostanza è rigidita solo il volante. Poi come senti, per esempio, adesso, giù tutto. Wow! Non è vero! E poi ne ha altre tre persone all'esterno. A freddo. Com'è? Mamma mia, bellissima! Com'è la pestata? Io ero dietro, mi è arrivato il telefono in faccia. Tipo, non me l'ha pregalavato Tom. È stato bellissimo. È una sensazione completamente diversa da qualsiasi cosa. Ancora la devo provare. Sì? Sì. No, mamma mia, lascia stare. Sì, lascia stare. Lui invece è impazzito. Lui, allora, ti sei contenuto. Mi sono cacato di brutto, ho guardato e ho detto di impa. Com'è questa macchina? Guarda, non ha proprio no parole, no? E io mi fa, adesso che l'hai provata, com'è? No parole. Gli ho detto, però la devi per forza provare per riuscire a descriverla, ed è comunque impossibile descriverla. Madonna, la giacca. La giacca. Mamma mia, che giacca. Oh raga, ma che giacca è questa giacca? È una giacca. Cosa? La giacca. Che giacca? Che giacca? Giacca. La giacca. Giamba. Che giacca. Giacca bene. Che giacca. Come ci che giacca. Che bel suono. Che cazzo dici? Cosa? Comunque, come vedi, che voglio fare il cambio. Cioè, no, di spazio in abbondanza qua. Ma te che poi usi molto il bagagliaio ci stai. Il tuo problema è che l'occhio probabilmente quando lo apri ci sarebbe questo e qua pieno di roba. Accatastata perché ti tira il culo pulire. Il tuo problema è quello, vecchio. Un casino della Madonna, quindi questo non lo metti nel video. Perché noi quando tiro il culo non lascia tutto. Oh, vabbè, ti marco questo. Che cos'è? È il tasto, lì lo apri. Vai. Vai, vai. Accendere come aprire come. Che hit. Che hit. Via. Oh mio Dio. L'ho vista alla presentazione di al Porsche Festival dell'anno scorso. È vero, volante sì. Che c'era quello in Alcantara. Mi ci sono seduto, ho detto è impossibile che riuscirò mai a guidare una roba. Invece dai, vedi. E invece sono qua. La tradizione ci tiene parecchio Porsche. Questa alla fine è una macchina elettrica con tipo 50 anni di motorsport alle spalle, non sviluppata, anzi, con codici. Per dirtela tutta, poi cambiando la configurazione del computer di bordo, puoi arrivare ad avere i 5 quadranti, diciamo, che riprendono l'inizio della 356. Sì. Il quadro strumenti di 356. Quindi loro un piede nel passato ce lo vogliono lasciare sempre. Sì. Ok, infatti stiamo attenti al pedone. Sente neanche arrivare purtroppo. Adesso ci rimane, ci rimarrà male. Ok, attenzione, volante dritto, mani sulle infatti... vai delicato sulla sedia, ma tutto. Oh mio Dio, wow! E poi che non hai piena potenza, perché la piena potenza ce l'hai solo con l'anno. No, va bene così, va bene così. Cioè. Ah, questo è l'elettrico. È una cosa che non siamo abituati ancora. Se il futuro è così, tra questa e la Rimac, guarda. Non sarebbe un futuro così brutto come ci immaginavamo 10 anni fa. Porsche ci ha messo anima e corpo per riuscire a rendere dinamicamente sportiva questa loro prima vettura elettrica. Grazie ai suoi 761 cavalli e la trazione integrale,
centrale affiancata all'intelligentissimo torque vectoring, questa macchina fa da 0 a 100 in poco più di 2.8 secondi e 1-0 a 200 in soli 9.8 secondi. Per questa versione testata parte da 191.000 euro, ma si possono facilmente sforare i 200.000 euro per questa prima elettrica di Stoccarda. E grazie a tutti per aver visto quest'ultimo video. Io sono Willy, The Willy Show. Come sempre, lasciate un commento, sia se vi è piaciuto il video in sé, sia se vi è piaciuta la vettura. Seguitemi sui miei social, chiocciola The Willy Show. Trovate anche tutti i link in descrizione. E ci vediamo settimana prossima col prossimo video. Woo! Ciao! Questo era bello, questo è venuto bene. Ha!